Cypher è un gioco di commercio per due giocatori, è un gioco di gestione del proprio mazzo, scambio con le carte che sono presenti nel mercato e utilizzo dei cammelli che ci servono per giostrare e gestire le merci che abbiamo in mano con quelle che sono sul mercato. Scopo del gioco è vincere due delle tre manche di cui è composto il gioco, ottenendo i gettoni vendita di eccellenza. Chi ne conquista due vince la partita. Per vincere un turno di gioco è importante fare più punti vendita dell'avversario. Punti vendita si fanno appunto vendendo e comprando le merci. Si acquistano merci dal mercato in tre maniere diverse. Si può prendere una singola merce e quindi aggiungerla alla propria mano di carte, poi andando a rimpinguare dal mazzo il mercato, oppure si può decidere di scambiare alcune delle merci della propria mano con quelle già presenti sul mercato. Oppure, terza e ultima possibilità nel recuperare merci è prendere tutti i cammelli disponibili sul mercato che andranno messi non nella mano di carte, ma a parte a formare una propria pila che useremo per eventuali scambi successivi. Nella vendita delle merci andiamo a scambiare collezioni di carte uguali che abbiamo in mano per ottenere le merci, quindi il valore dei preziosi che sono al mercato. Come ad esempio, vendendo 4 carte di cuoio, andiamo a prendere i primi 4 gettoni che rappresentano il cuoio, quindi i relativi punti che questi significano. E come bonus andiamo a prendere anche il tassello per aver comunque venduto nello stesso momento 4 carte uguali. Questo mi darà un bonus che va a essere aggiunto al mio valore ottenuto dalla vendita del cuoio. Stessa cosa vale per le altre merci, si può vendere fino a un massimo di 5 più merci, con l'unica restrizione che alcune di queste merci preziose, ovvero i metalli e le gemme, devono essere acquistate con almeno un minimo di 2 carte nel momento della vendita. Jaipur è un gioco che mi ha colpito molto positivamente. In realtà, di fatto, si tratta di un gioco, di un giochino numerico. Il gioco è numerico non tanto per le carte che giochi durante il turno, quanto piuttosto per i punti che andrei a totalizzare. E ci si può fare un po' di conti sulla base delle quantità e della qualità anche delle carte che si giocano, in funzione poi dopo dei punti che andrei a totalizzare. Molto importante la funzione dei cammelli, che si sostituiscono alle carte nella scelta delle carte sul mercato, quindi in qualche modo fanno da palo e soprattutto ti consentono anche di prendere tempo rispetto all'avversario, quindi non gli concedi il beneficio di scoprire nuove carte che possono tornargli utile per la composizione dei set da vendere diciamo, al mercato e soprattutto ti danno anche il boost importantissimo di fine partita dei 5 punti vittoria per chi totalizza il maggior numero di cammelli. Insomma, un giochino molto carino per due che straconsiglio. Nel genere, io tra i giochi di carte di questo tipo, soprattutto per due, in realtà lo pongo abbastanza in alto in classifica. Inaspettatamente si becca un bel 7,5. Complimenti. Jaipur è un bel gioco di carte per due giocatori di commercio. È un gioco che mi ha colpito molto per l'eleganza delle meccaniche, soprattutto per quanto riguarda la gestione della propria mano di carte e di come i cammelli vengono usati come spoletta fra il mercato e la propria mano, creando veramente delle situazioni di astuzia che altrimenti il gioco perderebbe molto senza. Ben bilanciato anche il discorso delle merci, della loro quantità e di come la quantità può sopperire al valore quando se ne gioca in gran numero, permettendo quindi di avere dei bonus più alti, quindi anche con merci di più basso valore, quindi compensando quel tipo di vendita con un maggior risultato. Un bel gioco tutto tondo, pieno, che mi è piaciuto, sono contento di averlo acquistato visto che l'ho preso e mi sento tranquillamente di dire un bel lotto.